Ciao, oggi sono qui con Emiliano Zanier, che avete già visto in altri video, fisioterapista e osteopata, fa osteopatia per la vita perché lui soprattutto tratta le donne in gravidanza e il bambino neonato circa fino ai 3 anni, giusto? Sì. E il bambino neonato, oggi è l'argomentazione, perché quando nasce il bimbo ha già 9 mesi e un giorno. Perché? Perché ha 9 mesi di vissuto, di emozioni vissute della mamma. E oggi vogliamo proprio parlarvi di questo. Sì, infatti, grazie Desiree, quando nasce un bambino ha già fatto un suo percorso e molto spesso questo percorso prevede un parto, prevede un travaglio, prevede delle manovre a volte ostetrico-ginecologiche come un taglio cesareo o l'utilizzo di ventosa. Può essere stato ad esempio nella pancia della mamma fermo molto in una posizione, per cui questo ha modificato alcuni aspetti della sua postura, soprattutto del collo o del cranio magari. Ecco che allora l'osteopata fin da subito va ad inquadrare se ci sono stati alcune disfunzioni, alcuni strain, li chiamiamo noi magari, nei tessuti del bambino e andiamo subito a liberarli, perché un cranio simmetrico è un cranio che crescerà più in salute, ad esempio, svilupperà meno disturbi, ad esempio, nella masticazione, nella dentizione, meno disturbi visivi e molte altre cose che si possono prevenire. Pensiamo ad esempio alle coliche, che certo, ad esempio sono spesso frutto di una compressione che avviene durante il parto nell'osso sacro o a livello del cranio. Ecco che l'osteopatia in questo caso riesce a essere un ottimo strumento che va a valutare la forma e le tensioni nel cranio del neonato e in un secondo momento a trattare e a risolvere queste disfunzioni permettendo una maggiore e migliore crescita. Ci vorrebbe un osteopata direttamente in sala parto, cosa ne dici? In alcuni paesi questo si fa ed è senz'altro una prospettiva molto interessante. Va anche detto che in Italia si sta facendo molto in questo senso, ci sono dei progetti interessantissimi in forte espansione per portare in neonatologia gli osteopati, ad esempio nel caso dei prematuri, e si stanno diffondendo effettivamente un po' in tutta Italia queste realtà. Credo che questo sia un passaggio molto importante per portare una salute nei nostri neonati. Fantastico, questa sensibilità finalmente nei confronti anche dei neonati, perciò per poterli fare trattare anche magari in ospedale. E se avete qualche domanda scrivetecelo qui sotto e noi vi risponderemo al più presto. Ciao! Ciao.